Niki Giusino, il disturbatore televisivo per antonomasia www.nikigiusino.it, oggi sotto un'altra forma. Allora, perché questo video? Allora, molti di voi seguono televisione, molti di voi mi elogiano, molti di voi invece mi aggrediscono con insulti, ma come disse una persona, anzi, faccio una scommessa, beh, andate su Google, lo cercate, insomma, come disse Andreotti, nel bene o nel male, affinché se ne parli. Allora, perché ho messo gli occhiali da sole? Dall'altro, 9,90 euro da acqua e sapone, sono della DAZN. Insomma, le lenti sono buone, certificate, ma la montatura è una semplice fregatura. Però chi se ne frega. Allora, perché vi metto gli occhiali? Perché oggi vi parlerò sotto un altro punto di vista. Chi è Niki Giusino? Insomma, innanzitutto sono io, ma come ho detto in altre interviste, magari per chi non le ha visto, chi, insomma, per qualunque motivo non l'avete visto. Allora, Niki Giusino è nato a Roma il 23 gennaio 1995. Mi porto bene. Da piccolo ha sempre sognato di entrare in televisione, ma purtroppo, dico purtroppo, la vita gli ha riservato un posto in televisione, sì, ma da presenzialista, quindi non avevo mai immaginato di diventare un presenzialista televisivo, cioè avevo sempre sognato di lavorare in televisione, però come altro, fare altro. Però purtroppo nella vita, se non conosci, non ti abbassi le mutandine nei corridoi degli studi televisivi, insomma, se non fai sporcerie con produttori vari, con attori, cantanti, insomma, che stanno lì nei giri, fai poco e niente. Allora ho detto, ma io vi prometto che Gabriele ancora non lo conoscevo. Ho iniziato il 19 agosto 2010, quando morì Francesco Cossiga, per insufficienza cardiorespiratoria. Ho iniziato lì il percorso da presenzialista, no? E ho fatto la prima diretta al TG3 delle ore 19, al TG3 delle ore 19:05 minuti. Da lì ho iniziato questo approccio con le telecamere. Ma la cosa straordinaria di fare il presenzialista, cioè straordinaria fino a un certo punto, perché insomma nulla è straordinario, nulla è così come sembra. Io vi premetto, come vi ho detto prima, ho iniziato con Francesco Cossiga, quindi ancora non conoscevo niente e nessuno. Andando avanti, ho conosciuto, perché c'ho il telecomando, boh. Insomma, andando avanti, ho conosciuto attori, cantanti, musicisti che hanno provato a fare delle proposte, attenzione, nei miei confronti. Ma Niki Giusino adesso si toglie gli occhiali, perché Niki Giusino, il reale, è questo. Niki Giusino non va letto né con produttori, né con attori, né con cantanti o cantante. Insomma, per lavorare nel mondo della televisione, ragazzi e ragazze che amano il mondo della televisione, dovete andare purtroppo a letto con qualcuno, se quelle sono le strade. Allora io ho cercato di sdeviare questo percorso e ho preso la palla al balzo quando morì Francesco Cossiga. Ho fatto la prima diretta al TG3, come vi dicevo prima. Subito dopo ho conosciuto, dopo un mesetto circa, ho conosciuto Paolini e abbiamo fatto la prima diretta alla Vita in Diretta da Piazza Vittorio. Abbiamo iniziato a fare le dirette assieme al caso Calcio Scommesse. Poi abbiamo fatto La Neve, straordinario placcaggio dei hanno placcato a Paolini al TG1 delle ore 13:30 con Valentina Bisti.
in studio la Grimaldi. Era il 12 febbraio, se non erro, TG1 alle 13.30. Neve a Roma, Circo Massimo. Valentina Bissi inizia a parlare. Sì, la situazione sta tornando lentamente alla normali. Ma incomincia a parlare, placcano Paolini. Subito dopo entra il sottoscritto. Devo ringraziare anche Striscia Notizia, perché da quella diretta mi hanno fatto anche un servizio su di me. Anzi, all'inizio hanno detto il cugino scozzese Mac Paulins prende il suo posto, ma è un vizio di famiglia, insomma un bel servizio. Dopo c'è stato il calcio scommessa, hanno detto Paolini non è più solo ma ha raddoppiato, eccolo con la nuova mascotte Nighi Giusino, il rosso malpelo dei giorni nostri. Insomma, quindi devo dare anche, probabilmente anche Antonio Ricci, perché il problema è suo. Insomma, non so come funziona bene con i servizi, se decide il regista, ma questo non lo so. Però insomma devo ringraziare Striscia la Notizia perché mi ha dato un no. Poi dopo, di cose strane o gabbiane ne sono successe, ad esempio sempre calcio scommesse, all'arrivo di Conte, Gabriele ha dato il preservativo a Antonio Conte, ex allenatore, e da lì un giornalista, come si chiama, aspetta, di Studio Sport Italia 1, ci ha rincorso con la cinta, si è tolto la cinta, ci ha rincorso, ce l'ha tirata, ha preso uno sgabello e ci ha rincorso anche con quello. E ovviamente ce la siamo data a gambe, a passi lunghi, insomma. Poi è successo il fattaccio che hanno arrestato Gabriele. È giusto che paghi perché, insomma, ha sbagliato, però... Cioè, ha sbagliato, ma cioè, attenzione, io ho sempre difeso Gabriele e lo continuerò a difendere, perché a me non mi ha mai fatto proposte di andare a letto con lui, non mi ha mai fatto proposte, cioè non mi ha mai fatto di materiale pornografico, addirittura, peggio ancora, pedopornografico, come ho detto anche da Barbara D'Urso, ma da lì ci arriverò. Cioè, Gabriele, interiormente, per chi l'ha conosciuto, sa che è una persona buona. E a volte posso dire anche troppo buona. Allora, cioè, le prove con questo ragazzo ci stanno. Gabriele, hai sbagliato. Insomma, è giusto che paghi. Sempre un minore, anche se consenziente. Sempre minore, lì hai sbagliato. Per le altre cose ti do sempre, sempre ragione. Quindi su di me puoi contare. Poi, dopo l'arresto mi ha contattato, anzi no, attenzione, dalla cantina degli orrori, Piazza Bologna, vado a fare una diretta da disturbatore, anche se Gabriele l'hanno arrestato, a pomeriggio 5, la giornalista Gabrielli mi fa allontanare dai carabinieri. Il giorno dopo, Regina Celi mi intervista TG4, TG5, insomma una telecamera Mediaset che poi l'ha mandata a tutti gli altri canali, e mi ha contattato, pensate, il regista di, non so se è regista o regista, di Pomeriggio 5, e scusandosi per avermi, poi mi ha passato la portavoce di Barbaruzzo, non so chi è, che mi ha detto, guarda, scusa se ieri la giornalista non ti avevamo riconosciuto, ma per cosa abbiamo chiamato i carabinieri. E io lì vi dico la verità, un pochetto mi sono tirato, adesso mi volete intervistare, ieri mi avete chiamato i carabinieri, guarda. Però a me mi ha fatto gioco e sinceramente ci sono stato. Da lì ho fatto la diretta Pomeriggio 5, il giorno dopo. Poi la settimana successiva sono stato a Domenica Live, anche lì sono stato molto bene, il pranzo devo dire, insomma, un panino o un tramezzino, non mi ricordo, una boccetta d'acqua, insomma, c'ho una fame in studio che mi si ricorda,
viaggio pagato, quello tocca dirlo, solamente il pranzo, da ridire, solo sul pranzo. Insomma, poi hanno messo Gabriele agli arresti domiciliari, Barbara D'Urso ne ha parlato un giorno, poi non ne ha parlato più. Insomma, questo è Niki Giusino, il percorso da presenzialista. Poi c'è da stare, anche oggi era il TG3 con dietro a Bersani, cioè, insomma, io ogni giorno ho immagini di repertorio. Non vi nascondo, poi voi direte, ma le informazioni chi te le dà? Ebbene, qui è una domanda che molti mi fanno. Allora, c'è la pagina 104 del televideo, Rai 1, della Rai, Rai 1, Rai 2, Rai 3, se no agenzia Il Velino su internet, o addirittura a volte mi arrivano sms da giornalisti o operatori TV che ho più confidenza. Mi dico, guarda, domani a totte ora c'è Pinco Pallino che parla all'assemblea del PD. E io vado lì, ovviamente lì non è faccio di oh grazie che mi ha dato informazioni, ovviamente. E lì la gente dice, ma come fanno a saperlo questi che su internet non ne parla nessuno, niente. E noi, l'arte del mestiere. Insomma, questo l'altra faccia di Niki Giusino. Scrivete nei commenti che cosa ne pensate, condividete il video e se vi va iscrivetevi al canale. Salve!